Ciao a tutti, sono Crazy Ste e oggi vi voglio far vedere la mia auto, una Hyundai Veloster Turbo del 2013. E voglio farvi vedere quanto bene va quest'auto, perché è la Hyundai o Honda è un marchio che non ha sufficiente rispetto per quello che fanno. Voglio farvi vedere di... Honda it's kinda è un po' ossessionata col mettere queste musichette di benvenuto quando sali in macchina. Gli interni di quest'auto sono tra quelli miei preferiti, mi piace veramente l'interno di quest'auto, ma la parte per cui io sto facendo questo video è che questa Hyundai Veloster ha attualmente 9 anni e mezzo, 120.000 km e è ancora in garanzia e funziona perfetta, non mi ha mai dato problemi in tutti questi anni. E come potete sentire ci ho messo un po' le manine, ma in realtà tutto quello che è stato fatto in quest'auto è stato fatto dalla Hyundai, è tutto in garanzia e si trattava del kit N, perché all'epoca non veniva venduta la Veloster con il kit N. Ed è un'auto che sinceramente, dopo tutti questi anni, ancora oggi quando la guido e ci vado in giro, mi parcheggio e mi stampo un bel sorriso sulla faccia, perché è divertente da guidare. È una di quelle auto che non mi stufa mai, e se non fosse che devo cambiarla, l'avrei tenuta. Ma per altre esigenze devo passare a un'auto che sia un po' più spaziosa. Però vorrei veramente ringraziare la Honda per aver dedicato il tempo di fare un'automobile che fosse un po' fuori dagli schemi, ma allo stesso tempo divertente da guidare. E quest'auto è veramente divertente, malgrado abbia uno schema sospensivo all'anteriore molto basico, sono due sospensioni MacPherson e un ponte torcente dietro. Sta macchina è veramente un giocattolo, è un po' come guidare un go-kart, sì, ogni tanto scodicchia a destra e manca, ci si diverte, di certo non è l'auto al 100% impiantata a terra, però tiene bene. Le modifiche fatte, come ho detto, non sono niente di trascendentale, e la cosa importante è che se attivi il cruise control diventa molto silenziosa e diventa molto tranquilla. Vi faccio vedere ora, lo accendiamo, cruise, ecco, aspetta, e si tranquillizza molto, anche se adesso sono in quarta perché sono ancora in una strada che non mi permette di mettere la sesta. Quello è un altro discorso, questa macchina l'ho mantenuta a puntino, infatti Honda vende quest'auto con una garanzia di 160.000 km o 10 anni, e per mantenere questa garanzia devi fare il tagliando, cambio olio e filtro ogni 5.000 miglia, sono 8.000 e qualcosa chilometri. Ne vale la pena, la macchina dura ed è divertente da guidare. Veramente un gusto. Abbiamo il tettuccio aperto, tra parentesi. Una cosa che adoro appunto di quest'auto è il tettuccio in vetro, è una particolarità che mi è piaciuta un mondo. Veramente voglio ringraziare la Hyundai per aver fatto quest'auto, perché è veramente favolosa, è stata divertente da possedere, mi spiace solo che devo venderla. Tutto qui, sinceramente ne sto per comprare un'altra, ma non Veloster, sarà qualcosa di diverso, qualcosa di più divertente. Alla prossima, ciao! Ed ora facciamo scaturire i 200 cavalli di questo Twin Scroll Turbo un'ultima volta. Thank you.
Short on Fuel. Right.